Crippa al numero 15, Grudà al numero 20, Battisodo al numero 24, Lavender, e il numero 30, Quingley. Come dicevo, formazioni, diciamo, Schio, come si sa ormai da anni, una delle formazioni, top formazioni della Serie 1 e vincitrice di innumerevoli campionati. Qui intanto il primo attacco del San Martino col tiro di Sandri da fuori, rimbalzo offensivo e il tiro ancora dalla media di Chies, sbagliato, si lotta ancora rimbalzo, controlla Schio. Mentre dicevo, San Martino che arriva dopo la pausa della nazionale, arriva da una sconfitta di un solo punticino contro il Broni, quindi vorrà sicuramente rifarsi dopo la sconfitta, record di 4-3 finora per le Lupe in questa stagione, un candido 7-0 invece per la formazione ospite. Vorrà rifarsi dopo appunto la sconfitta maturata negli ultimi secondi contro appunto Broni. Intanto da tre punti Tonello in transizione, sbaglia il tiro, ancora rimbalzo offensivo, già secondo extra possesso per San Martino, e Webb da tre punti inaugura le marcature della partita con la prima tripla della sua partita, 3-0, poco meno di un minuto trascorso sul primo quarto di gioco, e Schio con la palla in palleggio, questa mezza ruota offensiva, la palla arriva nelle mani di Lavender che però perde il pallone sulla buona difesa di Chiesa, e altro contropiede da parte delle Lupe e altri due punti realizzati in transizione da parte di San Martino con Marshall. 5-0 per cominciare la partita, e Battisodo con la palla in mano, consegnato con Quilli, ancora con Crippa che torna nelle mani di Battisodo, la palla va dentro, subito il raddoppio difensivo, però scala molto bene la difesa di San Martino e c'è l'intercetto da parte di Webb che spinge ancora sulla transizione, trova in mezzo all'area da solo, non rientrano bene le giocatrici di Schio, e 7-0 subito parziale in questo primo minuto e 40 secondi di partita. Ok, ancora Battisodo, consegnato, la palla le torna in mano, il pick and roll, ancora a sistemare formazione, si aspettano i blocchi per l'uscita di Quingley, il pick and roll giocato uno contro uno di Quingley, che prende il floater in avvicinamento e realizza due punti, primi due da parte di Schio. Quingley appena arrivata, giocatrice nuova di Schio, quindi deve ancora entrare nei meccanismi, comunque una mano, una tiratrice sicuramente Quingley, e sicuramente un attaccante di prim'ordine per il nostro campionato. Intanto per San Martino dall'altra parte, partita molto forte la formazione in casa, altra tripla bersaglio con Marshall, intanto il taglio sotto canestro da parte di Gludà che realizza i primi due punti della partita e si porta sul 10-4. Sandri con la palla viva, gira sperimentalmente, torna nelle mani di Marshall l'uno contro uno, ancora per Webb che prende un'altra tripla, già tre triple a bersaglio per il San Martino di Luperi, 13-4 dopo meno di 3 minuti di gioco, e sicuramente testa sulla partita per la formazione di casa, i blocchi per l'uscita di Quingley, chiude il palleggio da per Grudak, torna da Battisodo, il pick and roll appunto con lei, l'uno contro uno di Battisodo che subisce il fallo, primo fallo commesso nella partita, commesso da capitano di casa Monica Tonello, primo fallo personale, primo fallo di squadra per le Lupe. Intanto il primo cambio della partita per la formazione di casa, entra col numero 12 Zenta Mennica, mentre esce col numero 11 Jasmine Keys, le rimesse consegnato con Quinley che aspetta le uscite dei blocchi, allora non c'è la ricezione, si va dentro per Lavender che però perde la maniglia sulla buona difesa della neo entrata Mennica, ed è rimessa per il fila, e altro cambio per coach Larry Abbigniente, entra in campo col numero 20 Federica Tognalini ed esce Marshall col numero 15, tanto punteggio sempre sul 13-4 dopo 3 minuti e 20 di primo quarto, la palla in punta, si cerca dentro, un passaggio molto difficile per Sandri, però intercetto e corto intercetto rubata da parte di San Martino, Tonello, ribaltamento, lo scarico per Webb che prende il tiro da lontanissimo, 3 su 3 per le triple per Adrian Webb che è partita fortissimo in questa partita, e time out sul terreno di gioco col fila che guida la partita con punteggio di 16-4 sul Fanilaschio.
E torniamo in collegamento da San Martino di Lupari. 6:23 per finire il primo quarto di gioco. Fila in vantaggio con 12 lunghezze di vantaggio sul 16-4 contro il Famila Schio. E partenza lanciata per la formazione di Leria Bignente. E time out obbligatorio dopo meno di 4 minuti di gioco per percorsi Vincent, che ha visto le sue non rendere nel migliore dei modi finora. Intanto Crippa prende, tre scarica per il tiro da due punti, sbagliato da Schio. Allora rimbalzo offensivo proprio controllata dalla nazionale. Tina Crippa e ancora la palla dentro, che molto bene nelle mani di Ludà, che si mangia un canestro da sotto canestro da sotto. E ancora la palla nelle mani di San Martino per Web per Tognalini, la palla dentro per Mennica, il taglio sotto canestro, fatto molto bene da Web, che subisce il fallo commesso da numero 30 ospite, primo fallo di Ellie Quinley. Intanto cambio per Schio, esce Martina Crippa ed entra in campo l'ex della partita, Martina Fassina, per la prima volta in campo da ex contro la formazione in cui ha giocato le giovanili e anche gran parte della sua prima esperienza, dell'esperienza in prima squadra. Intanto cambio anche dall'altra parte, dopo il 2-2 dalla lunetta di Adrian Webb, già autrice di 11 punti finora, che entrano in campo e anche sostituito anche il capitano della formazione di casa, Monica Tonello. Entrano in campo Elena Fietta e ritorna in campo Diana Marshall. Intanto la palla proprio per Fassina, che cerca dentro molto bene la Vender, che realizza a due punti, porta 18-6 il punteggio. Ormai siamo a metà del primo quarto. Tanto Tognalini con la palla viva si alza in punta, Mennica aspetta i blocchi sul lato opposto, riceve Fietta ancora per Tognalini, che però c'è fallo in attacco commesso da Mennica per iniziare sul blocco, quindi c'è palla persa per il Fila e recupero da parte del Famila. Famila la palla, intanto c'è stato un altro cambio sul terreno di gioco, rientra in campo col numero 11 Jasmine Keys ed esce col numero 28 Martina Sandri. Intanto la palla al tiro da lontano di Schio, sbagliato, non prende neanche il ferro, airball, e la palla torna nelle mani di San Martino, sempre 18-6, 5 minuti esatti per terminare il primo quarto di gioco. Fietta con la palla viva, i blocchi per le uscite di Tognalini, torna in punta per Kis, la palla dentro per Mennica, il taglio sotto canestro, backdoor di Tognalini, fuori ancora per Fietta, per Kis che prende il tiro da tre punti dentro e fuori, sfortunata questa volta la lunga di San Martino, ma la palla era stata mossa molto bene dalla formazione di casa. Intanto dall'altra parte Quinley a buttarsi dentro e a sbagliare il tiro appoggiando la palla al tabellone, si lamenta un po' del fallo, ma gli arbitri giustamente non fischiano niente. Intanto Marshall già dall'altra parte, la palla dentro per Zelta Mennica, l'uno contro uno, le sporca la palla una giocatrice di Schio, ancora torna fuori nelle mani di Marshall, che prende palleggio, resta il tiro, lo sbaglia, altro extra possesso, Fietta con la finta, la partenza, torna fuori la palla, si va a giocare col 24, ancora Marshall l'uno contro uno, dovrà forzare, mancano 6 secondi, uno contro uno di Marshall che si appoggia al tabellone di mano destra e realizza altri due punti. 20 fila, 6 Schio, 3:53 per terminare il primo quarto di gioco. Tanto dall'altra parte, subito Fassina, l'uno contro uno, torna sui suoi passi, porta la palla su per Battisodo sul blocco per Lavender, che prende l'arresto di tiro sul pick and pop e realizza altri due punti, già 4 punti per lei su 8 realizzati dal Famila Schio. E la palla per Fietta, chiude il palleggio, fuori per Kiss, che non si intende come Ennica, cercava l'alto basso ma non si è trovata, la palla persa quindi per il Fila e cambi, sostituzioni sul terreno di gioco. Esce la Vender e Battisode, rientrano in campo Crippa e per la prima volta Olbis André per il Famila. Tanto proprio Crippa a impostare l'azione per
Schio, la palla per la entrata André, che aspetta il taglio sotto canestro di Grudà, l'uno contro uno, il reverse di Grudà sbagliato, si lotta a rimbalzo, controlla proprio lei il pallone e subisce il fallo, andrà in lunetta col tiro libero supplementare Sandrine Grudà. E secondo fallo personale per Zelta Mendica e terzo di squadra per il Fila. Tanto vediamo i due tiri liberi da parte di Grudà, sbagliato il primo dei due a sua disposizione, posizione strana di tiro per Grudà, che però realizza il secondo tiro, gambe molto larghe, molto spostate una rispetto all'altra, però l'importante è il risultato, qui fa 1 su 2 in questo giro in lunetta. Kies con la palla per Fietta, l'uno contro uno, il blocco di Mendica forse al limite, gli arbitri non ravvedono il fallo, allora il palleggio, arresto e tiro di Kies che sbaglia, si lotta a rimbalzo, però prima di riuscire a salvare la palla mette un piede sulla linea di fondo. Grudà sarà ancora rimessa in attacco con 14 secondi, cronometro resettato per il Fila, 2.47 per terminare il primo quarto di gioco e sempre 20-9 il punteggio. Uscita dai blocchi per Kies per Marcia, che dà molto bene una palla a Mendica che sbaglia un canestro già fatto. Intanto già dall'altra parte Crippa, la palla si porta in guardia, il consegnato con Quiley, l'uno contro uno, il palleggio, arresto di tiro di Quiley che sbaglia, sì, danno fastidio a rimbalzo due giocatrici del Famila, intanto resta a terra per un colpo subito Elena Fietta, penso sia un colpo subito, vediamo, non riesco a capire con l'arbitro di mezzo. Penso un colpo subito alla caviglia, penso sia la caviglia il problema di Elena Fietta. Sostituisce, rientra in campo per l'infortunio appena subito da Elena. Entra in campo di nuovo Monica Tonello e rientra in campo anche Martina Sandri sostituendo Zelta Mendica. Intanto si ritorna a giocare con la rimessa dal fondo per Schio sul punteggio di 20-9 quando mancano 2.23 per terminare il primo quarto di gioco. I blocchi per le uscite di Fassina, anzi no, si cambia, poi si riceve Fassina di furbizia, taglia sotto canestro quando perdono decisamente le giocatrici, mancanza di comunicazione questa volta tra le varie giocatrici di San Martino. Intanto si butta dentro Marshall, sbaglia il tiro, si leggermente stoppato anche il suo tiro, si controlla il rimbalzo e va a realizzare altri due punti. Marcia che anche lei partita, sta giocando molto bene questa prima parte di primo quarto, dato la palla dentro per Grudà, da torna fuori per Quiley ancora per Grudà che prende il tiro da due punti e realizza il mid range shot da due punti riportando a meno 9 Schio sul 22-13 quando mancano 1.38 per terminare il primo quarto di gioco. La palla dentro per Kies e il fallo subito da parte della lunga di San Martino di Lupari commesso da Olbis André, primo fallo per lei. Tanto cambio per il Famila, entra e esce Quigley e entra col numero 5 Marcella Filippi, anche lei ex, 4 anni giocati qui a San Martino di Lupari, ex della partita. Dalla fuori intanto per Tonello aspetta le uscite di Tognalini che prende, si gira sul perno, tira, sbaglia questa volta il tiro, si lotta, controlla il rimbalzo Schio che con Fassina è già dall'altra parte, la palla per Olbis che non riceve, si butta nel rimbalzo, controlla e palla a due chiamata e per la regola del possesso alternato il in questo caso la palla sarà per Schio. Cambio Fila. Però molta intensità da parte di San Martino. Comunque se ci si butta sulla palla si vede che è un derby questo e tutti ci tengono a vincere. Per ora il punteggio favorisce la formazione di casa.
Intanto André a ricevere la palla dalla rimessa, il consegnato con Fassina, l'uno contro uno e Subirev che subisce fallo, non convinta della decisione arbitrale, però Marshall, ed è il quarto fallo comunque di squadra per le Lupe. Dal prossimo ci sarà giro in lunetta, ogni fallo per la formazione ospite. Uscita di nuovo Andrea a ricevere dalla rimessa la palla, di nuovo il consegnato con Fassina che si porta in punta, aspetta l'uscita dai blocchi di Crippa, però c'è il fallo sul blocco da parte di Marcella Filippi appena entrata in campo, blocco in movimento secondo l'interpretazione arbitrale e primo fallo per Marcella Filippi. Un minuto ancora e due secondi per terminare il primo quarto e sempre 22-13 il punteggio. Dopo l'inizio spumeggiante si sono abbassati un po' i ritmi perché le difese hanno cominciato a dare più filo da torcere agli attacchi. Intanto la palla per Kears, fuori per Marshall che prende il tiro da tre punti, realizza un'altra tripla Tayana Marshall e porta a più 12 il fila sul 25-13 quando mancano poco più di 30 secondi per terminare il primo quarto. Ancora le uscite dai blocchi per Fassina che non prende il tiro, aspetta la presa di posizione sotto canestro da parte di Gurda. Ancora la palla, il tiro da tre punti per Fassina, la palla, rimbalzo offensivo, ancora altro tiro per Crippa, si lotta ancora rimbalzo, controlla Kears che subisce fallo. Due rimbalzi offensivi concessi a Schio che comunque con giocatrici del calibro di Gruda e André possono andare forte a rimbalzo e comunque mettere in difficoltà poche le atlete di San Martino. Intanto rimessa dal fondo per Rifila che probabilmente andrà fino alla fine del quarto, sì, 11 secondi ancora da giocare, ora 7 secondi, 6 secondi l'uscita di Marshall, 5, 4 Marshall, la palla dentro per Kears che allo scadere di 24 si prende la stoppata, finisce così allora il primo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari. Fila San Martino di Lupari 25, Famila Schio 13. Le difficoltà per una squadra comunque reduce da 7 vittorie consecutive e imbattuta in campionato, la partita comunque è lunga, ci sono ancora 3 quarti di gioco e si parte questo secondo quarto con il fila, col possesso di palla per il fila, con Monica Tonello, le uscite dai blocchi per Sandri, che taglio sotto canestro, la ricezione di Kears che vuole giocare l'uno contro uno, si butta indietro, un po' forzato il tiro, sbagliato in questa situazione. E di nuovo Battisodo dall'altra parte, la finta di tiro, la palla fuori per la rimessa ancora per Schio con la palla che gli arbitri, secondo gli arbitri è stata toccata da Marshall, vista da qui non sembrava, però sicuramente sono più vicini a noi dal campo e quindi sicuramente vedranno meglio di noi. Crippa per l'uscita di Battisodo il penetra e scarica con ancora il quasi intercetto da parte di San Martino, comunque che sta facendo un ottimo lavoro su tutte le uscite dei blocchi, su tutti i tagli sotto canestro di Schio. Ancora 5 secondi, palla per Battisodo, parzialmente stoppata il tiro che tocca la parte alta del tabellone, scadono i 24, si gioca ancora, la palla per Marshall che va fino in fondo ad appoggiare il tabellone, sbaglia di sinistro, il canestro forse più facile finora della sua partita. Ancora dall'altra parte Schio con la palla per Filippi, il tiro da tre punti dall'angolo, un posto da cui ha tirato migliaia di tiri in questa palestra, la palla dentro fuori e rimbalzo prima che la palla esca dalle linee di fondo, l'ultimo tocco è di una giocatrice di San Martino di Lugari. Intanto cambio per Schio, entra in campo il capitano, una leggenda del basket italiano, Raffaella Masciadri, ed esce appunto André. Intanto la palla per la Vend
su per Crippa, Crippa in guardia per Battisodo, il pick and roll appunto con Masciardi, Battisodo col palleggio, arresto e tiro, la palla sputata dal ferro, sfortunata in questa occasione la giocatrice di Schio. E allora Marshall dall'altra parte, la palla per Sandri, Sandri sul lato opposto per Tonello che subisce il fallo. Rimessa laterale allora per il fila, primo fallo commesso intanto da parte di Crippa e primo di squadra in questo secondo quarto per Schio. Intanto ancora la finta, penetra scarica con la palla che arriva nelle mani di Webb di nuovo per Tonello per Kies, dovrà forzare Kies allo scadere dei 24 e a subire fallo Jasmine Kies, il fallo commesso dal numero 24 ospite. 24 ospite, Lavender, primo fallo per lei e secondo di squadra per Schio. Intanto cambio per coach Larry Ambigniente, esce col numero 15 Tatiana Marshall e rientra col numero 20 Federica Tognalini. Intanto i due tiri liberi per Jasmine Kies, sbaglia il primo dei due a sua disposizione. Secondo tiro libero a bersaglio, il secondo per lei, 26-13, doppiate sul tabellone le giocatrici campionesse d'Italia del Famila Schio. L'uscita di Masciadri che riceve palla alla pressione di Sandri, la palla in lunetta per Crippa e senza metterla per terra prende un buon tiro che ridà 11 lunghezze di svantaggio alla propria formazione sul 26-15, due minuti trascorsi di questo secondo quarto. Ancora Tonello con la palla viva, palla consegnata con Webb dall'altra parte per Tognalini, l'uno contro uno di Tognalini, la finta di Tognalini, la palla che torna fuori e l'intercetto da parte di Crippa e poi il fallo antisportivo fischiato dagli arbitri a Martina Sandri. Martina Sandri, primo fallo per lei e primo di squadra per le Lupe. Intanto il tiro libero per Martina Crippa a bersaglio, secondo tiro libero per lei, in più ci sarà anche il possesso per la propria formazione. Batte due volte sul ferro ed esce il secondo dei tiri liberi a disposizione, però ci sarà comunque un possesso ancora in attacco per il Famila. Alla rimessa la palla per Masciadri. Masciadri sempre la pressione forte di Sandri, la palla, il taglio sotto canestro per la ricezione di Lavender che realizza altri due punti, si porta a 26-18 il punteggio, sotto la doppia cifra di svantaggio la formazione ospite. Tanto Sandri chiude il palleggio, la palla per Tonello, la pressione forte di Battisodo che recupera anche palla per Crippa l'uno contro uno, la finta fuori, la palla per Filippi che fa finta di tirare da tre punti, poi penetra e scarica, la palla per Masciadri, ancora per Crippa che dà il consegnato con Battisodo, rientra bene comunque la difesa di San Martino in questa azione, l'uno contro uno di Battisodo, fuori la palla per Masciadri che prende il tiro da tre punti. Fuori il tiro, controlla il rimbalzo Kies, lei a spingere sulla transizione, forse farebbe bene San Martino adesso spingere un po' sull'acceleratore perché a metà campo sta facendo molta fatica contro la pressione di Schio che si è alzata molto in questo secondo quarto di gioco. Infatti sono state due palle perse consecutive per il San Martino, ancora la palla fuori, ancora per Masciadri, l'alto basso con Lavender che subisce fallo commesso da Adrian Webb, primo fallo per lei. Intanto i cambi per entrambe le formazioni, rientra in campo Zenta Melnica e Tatiana Marshall per il fila, mentre per Schirio rientra in campo Ellie Quigley. Intanto le uscite e la ricezione sotto canestro ancora come prima sul canestro di
di Fassina, si perdono la giocatrice su una rimessa dal fondo. La squadra, la formazione di casa, ci vuole più concentrazione in queste situazioni. Intanto la palla sul backdoor per Tognalini, che viene stoppato da Lavender. Il possesso però rimane in attacco per il Fila, con 11 secondi da giocare in questa azione, e time out sul terreno di gioco. Fila San Martino di Lupari 26, Famila Schio 26 e 18 prima dell'intervallo lungo. E si torna in campo a San Martino di Lupari, 6 e 18 per terminare il secondo quarto di gioco. Fila 26, Schio 20, che in questa prima parte di secondo quarto è riuscita a riportarsi sotto la doppia cifra di vantaggio grazie anche alla pressione difensiva che si è alzata notevolmente da parte della formazione campione d'Italia. Infatti anche qui recupero un altro pallone da parte di Battisodo, e da un altro possesso per mangiare ancora qualche punto alla formazione di casa. L'uno contro uno intanto di Lavender, che però non riesce a concludere a canestro sulla buona difesa da parte di Del Fila, e tocca anche per ultima la palla, quindi la rimessa sarà dal fondo per ripartire in questa azione con Diana Marshall a impostare l'azione per il Fila. Uscite dai blocchi per Webb, che riceve, palla un po' alta, ancora palla dentro per Marshall, però capisce tutto Battisodo, che recupera un altro pallone. La palla torna in punta per Grudà, che cerca il consegnato con Crippa, che però riesce a mantenere la palla. Ancora l'uno contro uno di Martina Crippa, la palla in angolo per Quigley, l'uno contro uno, e la palleggia arresta il tiro da in mezzo all'area, che riparte a meno 4. Che porta a meno 4, Schio 26 a 22, 5 a 24 per terminare il secondo quarto di gioco. L'uno contro uno di Marcia, che lascia lì Battisodo e realizza due punti che sono ossigeno puro per San Martino. 28 a 22, 5 a 13. Ancora Battisodo col palleggio vivo, la palla dentro per Grudà, gli sporca la palla dietro Tognalini, recupero di Kiss che va in contropiede. Uno contro uno di Kiss, che va fino in fondo a subire il fallo. Fallo commesso da Martina Crippa, secondo fallo personale per lei e terzo di squadra per Schio. E Kiss in lunetta con due tiri liberi, come dicevo, ossigeno puro gli ultimi due possessi per il Fila, che aveva si era un po' impantanato in attacco, come dicevo, sulla pressione difensiva del Famila. Però prima il canestro di Marshall e ora i due tiri liberi realizzati con questo da Jasmine Keys ridanno il più 8 al Fila sul 30 a 22. 4:55 prima della pausa lunga. Ancora Battisodo con la palla per Grudà, la palla dentro per Lavender, l'uno contro uno, le finte di Lavender, lo scarico fuori per Quigley ancora l'uno contro uno sul blocco, Quigley l'intercetto da parte di Marshall che recupera palla, si butta per terra. Scadono però i 24 secondi senza cambio di possesso, quindi c'è un recupero da parte del Fila e ancora palla, gran difesa da parte di Tayana Marshall, che sta facendo veramente una partita sontuosa finora,
Invece Webb, dopo primo quarto in cui è partita con un 3 su 3 da 3 punti e due tiri liberi con 11 punti filati, si è un po' spenta in questo secondo quarto, complice anche la difesa di Schio che comunque ha cambiato il modo di approcciare viste i risultati balistici della tiratrice di San Martino. E in quel momento è entrata in partita Marshall, fortunatamente, che ha dato una mano non indifferente. Intanto il fallo antisportivo fischiato a Crippa che spinge prima che la di ricevere palla Tognalini. Resta a terra Tognalini, che ha preso una botta. Crippa si va subito a scusare per il fallo commesso. Intanto cambio appunto per il Famila, esce Martina Crippa e rientra in campo col numero 7 Martina Fassina. Ci saranno però, come ha detto, due tiri liberi per Tognalini, che ha preso, mi sembra, una botta sull'anca nella caduta. Intanto i due tiri liberi per Federica Tognalini. Realizza il primo dei due a sua disposizione. Secondo tiro libero a bersaglio, anche il secondo. E la rimessa anche dopo il fallo antisportivo, appunto in attacco per il fila. Uscita dai blocchi per Marshall che riceve in angolo. Vuole giocare l'uno contro uno, prende il palleggio, arresto e tiro buttandosi indietro. Lotta a rimbalzo, Melnica che subisce il fallo. Fallo commesso da Sandrin Grudà, numero 17 ospite, che non è molto convinta. Protesta anche un po' con gli arbitri, ma da qui l'intervento sembrava falloso. Due tiri liberi intanto per Zenta Melnica, primo dei due a sua disposizione realizzato, riporta a più 11 il fila sul 33 a 22. Realizza anche il secondo, 34 a 22, parziale di 8 a 0, da 26 a 22 a 34 a 22 per la formazione di casa dopo le difficoltà di inizio quarto. Ancora la palla quasi intercettata da Adrian Webb, che l'ultima a toccare prima che la palla si spenga oltre la linea laterale è Quigley. E time out sul terreno di gioco, fila San Martino 34, Famila Schio 22, 4-16 prima dell'intervallo lungo. E si torna in collegamento da San Martino di Lupri, 4-16 prima dell'intervallo lungo, 8-0 di parziale appunto prima di questo timeout chiamato da coach Vincent, e 34-22 il punteggio in favore della formazione di casa, che dopo essere stata riavvicinata dalla formazione ospite che si era portata anche almeno 4 sul 26-22, ha avuto una reazione secondo me molto positiva di orgoglio e di cattiveria agonistica, in cui è riuscita a riportarsi sulla doppia cifra di vantaggio contro le campionesse in carica della Famila Schio. Intanto Tognalini con la palla in punta, palla per Kies sul lato opposto per Marshall, l'uno contro uno, lo step back di Marshall da tre punti sbagliato, ancora Kies a rimbalzo,
offensivo. Allora la palla torna nelle mani di Marshall che chiude il palleggio, forse prematuramente, dà nelle mani di Kiesek. Guarda il cronometro, ci sono 3 secondi da giocare, si butta dentro. Allora Kiesek che sbaglia il tiro, controlla rimbalzo Schio che va in transizione con Quigley. Quigley l'uno contro uno, prende palleggio, arresto e tiro da 3 punti. Gran tripla da parte della giocatrice di Schio che porta a 25 la propria formazione, 34-25, 3-28 per terminare i primi due quarti di gioco. Il backdoor fatto molto bene da parte di San Martino e i 2 punti realizzati da Marshall che continua a aumentare il proprio box score. Se non sbaglio sono già 15 punti, 16 punti per lei, scusate. Mentre ancora la palla per Quigley. Per Quigley, la pressione di Webb. Quigley sempre l'uno contro uno, si appoggia molto bene al difensore, lo sposta e realizza altri 2 punti di tabella. 36-27, 2-55, formazioni che si scambiano colpo su colpo in questo frangente. La palla dentro per Melnica, fuori per Webb da 3 punti, altra tripla, è fatto 4 su 4 per questa partita, le triple di Adrian Webb, tiratrice, lei arrivata quest'estate. E il punteggio si porta sul 39-27, ancora Quigley dentro la palla per Lavender che realizza altri 2 punti, riporta a meno 10 la propria formazione, 39 fila, 29 Schio. Marshall sempre a giocare in punta da play per impostare l'azione, la palla per sul lato opposto per Webb ancora per Mennica che riceve in lunetta, prende il tiro in lunetta, ancora rimbalzo controllato da Keys che si gira sul perno, sbaglia ma ancora a lottare come un leone. Marshall che all'ultimo scarica la palla fuori, non si intende con la compagna e perde la palla. Intanto cambi sul terreno di gioco, esce Tognalini e Keys e rientrano in campo Tonello e Sandri. Palla per Schio e Matisodo a impostare l'azione. Uscite dai blocchi per Fassina, l'uno contro uno, il penetra e scarica sull'angolo la palla per un tiro da 2 punti di Lavender che è sicuramente la più positiva finora da parte di coach Vincent. 29-39-31 il punteggio quando mancano poco più di 90 secondi per terminare il secondo quarto di gioco. Tonello l'uno contro uno, la finta, penetra, scarica per Menica, la palla sul lato opposto per Webb che prende il palleggio, arresto e tiro da 2 punti, questa volta scorto sul primo ferro, controlla rimbalzo lungo Schio che è già dall'altra parte con Battisodo il consegnato e il tiro da 3 punti ancora per Battisodo lungo, questa volta sul secondo ferro, graziata alla difesa di San Martino che era rientrata male. Un minuto ancora, sempre 39-31 il punteggio, scambi palleggio per Marshall che aspetta l'uscita di Webb che vuole giocare l'uno contro uno, si chiama il blocco di Melnica, allora porta dall'altra parte, prende un altro tiro da 3 punti, sbaglia il primo tiro da 3 della partita, palla torna fuori per Tonello, ancora per Webb, per Marshall, la finta, l'uno contro uno di Marshall che brucia il difensore, appoggia il tabellone di altri 2 punti, 41 fila, 31 Schio, 35 secondi per terminare il secondo quarto di gioco, ancora Battisodo, la palla per Grudà il consegnato con Quigley l'uno contro uno, la finta di Quigley e il fallo subito da parte di Ellie Quigley, fallo commesso da Adrian Webb, secondo fallo per lei e time out sul terreno di gioco. 41-31 il punteggio a favore del Fila San Martino di Lumpari sul Famila Schio.
e tornano in campo le formazioni con i due tiri liberi di Ellie Quigley per riavvicinare la propria formazione sotto la doppia cifra di svantaggio quando mancano 23 secondi e 3 per terminare il secondo quarto di gioco. Come dicevo, fila a più 10, finora partita molto bella, molto combattuta e comunque con il fila sempre a tenere le redini di questo match. Intanto il 2 su 2 dalla lunetta di Quigley riporta sotto la doppia cifra di svantaggio il Famiglia Schia sul 41 a 33. Vediamo cosa ha disegnato in questo timeout Larry, la vignetta per la propria formazione. 12 secondi ancora da giocare, Tonello con la palla viva, le uscite dai blocchi per Webb che prende il tiro dentro e fuori, dentro e fuori, però l'ultimo tocco prima che la palla esca è di una giocatrice di Schio, quindi ci saranno ancora 4 secondi e 4 per un tiro appunto per le Lupe. E comunque avevo cercato una buona soluzione per una caldissima finora Adrian Webb dalla lunga distanza, è proprio lei a incaricarsi della rimessa, l'uscita per Tonello, 4 secondi, 3 secondi, bene la palla per Melnica che realizza lo scadere del quarto, altri due punti sul bellissimo assist di Monica Tonello, riportando la doppia cifra di vantaggio alla propria formazione. Si chiude così allora i primi due quarti di gioco a San Martino di Lupari. Fila San Martino di Lupari, qua Crippa, c'è Fassina, combatti sodo, Fassina, la Vender, André e Quigley, formazione di casa che rientra con Tonello, Keys, Marshall, Webb e Sandri. E la palla appunto per iniziare il terzo quarto di gioco è nelle mani di Schio con Battisodo, la palla per Quigley, Quigley la finta, il palleggio, arresto e tiro da tre punti, fatto molto bene, salta sulla finta malamente questa volta Webb e la tripla realizzata dal neo acquisto del Famila, il taglio sotto canestro intanto per Sammartino, per Chiesa la finta sul piede perno, sbaglia il tiro però Keys, lo è già dall'altra parte, Schio ancora con la palla per Quigley, l'uno contro uno, il passaggio dentro per Lavender che sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo, il fila che è già dall'altra parte con Marshall, vedremo in questo inizio di terzo quarto gli aggiustamenti fatti da coach Vincent per sistemare la difesa soprattutto più che l'attacco di Schio. Intanto il tiro sbagliato dal parte del capitano del San Martino, Tonello, la palla già dall'altra parte con ancora Quigley, l'uno contro uno, appoggiare di mano sinistra, sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo, controlla Marshall a spingere sulla transizione, in lunetta Marshall ferma il palleggio, ridà dentro la palla in post basso per Keys che ribalta per Webb la finta, ancora Webb per Keys, la finta di Keys da tre punti, parte in palleggio ancora per Webb a 7 secondi dalla fine dei 24 a realizzare un'altra tripla, Adrian Webb già con 5 triple a bersaglio, la tiratrice di San Martino americana di San Martino di Lupari, e Battisodo che riporta a più 10 il punteggio sul 46 a 36 e 2 minuti di gioco trascorsi ormai nel primo quarto di gioco. Battisodo col palleggio, arresto e tiro, si lotta a rimbalzo, controlla Keys che parte in contropiede, lei chiude la palla dopo aver superato la metà campo e la pressione di Battisodo che commette fallo, primo fallo personale per Valeria Battisodo e primo di squadra per iniziare questo terzo quarto da parte di Schio. Ancora San Martino in attacco, la palla in punta per Sandri, ribaltamento sul lato opposto, ancora per Marshall nell'angolo per Webb con un altro tiro da tre punti, questa volta scheggia appena il fallo però controlla il rimbalzo, ancora il fila dentro per Tonello che scarica molto bene per Keys che sbaglia l'appoggio, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco è da parte di una giocatrice di San Martino secondo l'interpretazione arbitrale e rimessa dal fondo per Schio. Intanto l'arbitro a colloquio con Larry Bignetta che protestava su questa rimessa, secondo lui
era, l'ultimo tocco era da parte di una giocatrice di Schio, però la rimessa è per la formazione ospite con Battisodo, sempre lei a impostare l'azione per il Famila. Aspettano le uscite dai blocchi, esce Fassina sul lato sinistro, riceve palla, il taglio sotto canestro non servito da Fassina, ancora Fassina che aspetta le uscite di Quigley che subisce fallo, fallo commesso da Adrian Webb, terzo fallo per lei. Bisogna stare attenti anche a queste situazioni, i falli da gestire per la formazione di casa, ed esce Adrian Webb, autrice del suo terzo fallo, e rientra in campo Federica Tognolini col numero 20. 7-19 per terminare il terzo quarto di gioco. Riceve sulla rimessa punto Schio, Schio con la palla in mano a Quigley, Quigley ancora sul pick and roll, prende la rubata fatta molto bene da parte di tempismo da parte di Kiss, che va, si invola in contropiede, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con libero supplementare, fallo commesso dal numero 24 ospite Lavender, secondo fallo per lei e tiro libero supplementare per Jasmine Keys. Grandissimo intervento difensivo, strappa letteralmente la palla, gli ruba la palla dalle mani di Quigley e si invola in contropiede per realizzare un possibile gioco da tre punti, sbaglia il libero supplementare, però Jasmine Keys controlla il rimbalzo Schio che è dall'altra parte con Battisodo che si porta in guardia, aspetta le uscite in punta di Fassina che fa ricevere sotto canestro, ancora ancora Lavender che sbaglia il tiro da sotto ma rimbalzo pulisce tutto sotto canestro, André che realizza due punti, riporta a meno 10 il fila, 48-38 il punteggio, 6-36 per terminare il terzo quarto di gioco. Ancora Marshall con la palla viva, parte in palleggio, 8 secondi da giocare, la palla dentro per Tognolini, Tognolini che si gira sul perno, viene stoppata, la palla torna nelle mani di Sandri, Sandri 2 secondi, 1 secondo per Kiss che allo scadere dei 24 realizza la tripla di tabella. Jasmine Kiss con un'altra giocata delle sue che dà sempre più fiducia alla formazione di casa, adesso molto bene in difesa, sull'anticipo su Lavender, ancora Battisodo penetra e scarica per Lavender che subisce il fallo, che segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con libero supplementare, fallo commesso appunto da Jasmine Keys e Lavender in lunetta con il libero supplementare. Tanto esce per la formazione di Schio André e rientra in campo col numero 17 Grudà, è anche pronta sul cubo del cambio Raffaella Maciadri, libero supplementare a bersaglio per Lavender e sostituita appunto dal capitano ospite Raffaella Maciadri, rimessa dal fondo di nuovo più 10 per il fila sul 51-41 e 6 minuti ancora da giocare in questo terzo quarto di gioco combattutissimo finora, le formazioni che scambiano punti su punti, penetra scarica di Marshall, ancora la palla torna fuori per lei, l'uno contro uno ancora di Marshall che va dentro, si appoggia, sbaglia il tiro, lotta a rimbalzo, la palla torna fuori nelle mani di Keys, Keys ancora l'uno contro uno, chiude bene la difesa di Famila che recupera anche palla, la palla nelle mani di Maciadri per Battisodo, il pick and roll con Grudà, Battisodo che penetra e la stoppata subita da Grudà è fatta da Tognolini in aiuto, però la palla resta in attacco con ancora 12 secondi da giocare per il Famila. Cambio, altro cambio sul terreno di gioco, esce Battisodo e rientra in campo Martina Crippa. Rimessa dal fondo, è appunto Crippa che si incarica a fare la rimessa, i blocchi per le uscite di Fassina che riceve palla, il pick and roll con Grudà, ancora Fassina l'uno contro uno, a appoggiare il tabellone, lo scarico all'ultimo secondo, la palla fuori per Maciadri che prende il tiro, corto sul primo ferro, si lotta a rimbalzo, controlla Zelta Melnica, appena rientrata in campo appunto per Jasmine Keys, ancora Malchard dentro, la palla per Sandri che non riesce a controllare il pallone, già dall'altra parte Fassina ha
realizzare i punti che riportano sotto la doppia cifra di svantaggio il Famila, e 51-43 il punteggio. E brutto rientro difensivo in questa situazione di San Martino, la palla per Sandri, il backdoor di Tonello non servito, la palla allora nelle mani di Tognalini, l'uno contro uno, ancora per Menica, ancora per Tonello che allo scadere di 24, anzi oltre lo scadere di 24, Re sbaglia il tiro e rimessa laterale, palla recuperata per il Famila, esce per un cambio Tajana Marshall e rientra in campo Adrian Webb. 4:28 per terminare il terzo quarto di gioco. Crippa a impostare l'azione per il Famila, consegnato con Quigley. Quigley ancora col palleggio, arresto e tiro, tiro, batte sul primo ferro, poi è fortunata la giocatrice di Schio e realizza due punti dal mid range, riporta a meno 6 Schio. Sandri col partenza, ribaltamento dentro la palla per Tonello che non subisce fallo, però si lotta a rimbalzo e nella nota poi il fallo commesso da parte di Zelta Melnica. Altro cambio sul terreno di gioco, sta facendo ruotare molto le sue giocatrici coach Vincent per tenere alta la pressione difensiva che è aumentata tantissimo in questo terzo quarto di gioco. Cambio fila, esce Monica Tonello e rientra in campo dopo pochi secondi di fiato ripreso da parte, rientro in campo da parte di Tajana Marshall. Tanto la rimessa per il Famila, per Crippa, e lei impostare l'azione per il Famila. La pressione difensiva di Marshall che quasi recupera la palla però torna nelle mani di Quigley. Quigley l'uno contro uno, il penetra e scarica per il pick and pop di Gruda che sbaglia il tiro, l'imbalzo lungo però favorisce la formazione ospite, ancora palla viva per Quigley. Quigley ancora l'uno contro uno, la palla per Mashadri che prende un tiro da tre punti e realizza la tripla del capitano che riporta a meno 4 Schio sul 51-48. Allora Marshall a impostare l'azione, la palla per Sandri, per Webb, ancora per Marshall, Marshall dentro per Melnica che non ha un controllo facile, la palla torna nelle mani di Tognalini che prende il tiro, sbaglia anche questo tiro, controlla rimbalzo Crippa che è già dall'altra parte, però vuole rallentare e impostare l'azione per Schio. Schio la palla per Mashadri, Mashadri pressata da Sandri, palla torna in punta per Filippi appena rientrata in campo, ancora per Crippa, il pick and roll tra Crippa e Filippi, i cambi difensivi da parte di San Martino, ancora Crippa nell'uno contro uno, il tiro di Crippa una mano allo scadere dei 24 è sbagliato sulla buona difesa questa volta di San Martino, e Tognalini a impostare l'azione, arriva per Webb la palla che prende, palleggia, arresto e tiro, sbaglia questa volta però Tognalini, subito c'è il lancio lungo per Quigley che sbaglia il tiro da sotto, si controlla il rimbalzo e realizza il tiro che riporta a meno 2 Schio, 51 a 50, e time out sul terreno di gioco. Fila San Martino di Luperi 51, Famila Schio 50, 2:27 per terminare il terzo quarto di gioco. Torniamo in collegamento dopo il time out in emergenza chiamato da coach Larry Abbignente, che ha visto la sua formazione portarsi dal più 10 al più 1 quando mancano 2:27 per terminare il terzo quarto di gioco,
e Schio, che comunque con tutta la forza e il talento delle proprie giocatrici che è riuscita a rimettere in piedi una partita da meno 10 a meno 1. Intanto la palla dentro, ha fatto molto bene l'attacco di Schio, l'attacco di Del Fila dopo il time out di Ilaria Bignente, il tiro, il semigancio da parte di Kiss. Intanto Marshall quasi recupera palla, Storn in difesa, i cambi difensivi sui recuperi, la palla dentro per Grudà, l'uno contro uno contro Kiss, la palla, ribaltamento sul lato opposto per il tiro da tre punti di Marcella Filippi, ex di questa partita, che impatta la partita sul punteggio di, anzi da due punti l'hanno dato gli arbitri, che riporta a meno uno lo Schio. Palla per San Martino con Tognalini, l'uno contro uno, si gira sui perni, Tognalini cerca di sfruttare il perno, però commette infrazione di passi. Cambio intanto Famila, rientra sul terreno di gioco Battisodo ed esce Quigley. Intanto rimessa dal fondo per il Famila sul meno uno con 1.30 per terminare il terzo quarto di gioco, e Battisodo a impostare l'azione, i blocchi per le uscite, riceve Cripa, penetra verso il fondo Cripa, lo scarico per il taglio di Mashadri che scarica la palla per il tiro da tre punti di Filippi, sbagliato in questa situazione, si salva il San Martino, si riporta dall'altra parte con la palla nelle mani di Marshall per Kiss per le uscite di Webb che riceve ancora per Marshall, l'uno contro uno, Marshall ci pensa due volte, poi prende il palleggio, arresto e tiro da tre punti e realizza la tripla che riporta a più 4 in fila, 56-52, 50 secondi per terminare il terzo quarto di gioco. Ancora Battisodo in palleggio, e buona difesa questa volta di San Martino sulle uscite, però sbaglia tutto sul pick and roll. Ancora la palla per Mashadri, ci si butta sul terreno di gioco, Mashadri si butta dentro, non subisce fallo, sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo San Martino, partita che adesso ha alzato di tanto il tono difensivo. E ancora Marshall per Kiss che non ci pensa due volte, prende il catch and shoot da tre punti, lo sbaglia, si controllo del rimbalzo da parte di Cripa che gioca l'uno, che porta di là la palla, subito la palla in punta per Battisodo che con calma vuole impostare questi ultimi 10 secondi di gioco. Battisodo l'uno contro uno, la palla per Mashadri sul lato opposto per Filippi che quasi perde la palla, e rimessa Famila, un secondo e uno per terminare questo terzo quarto di gioco, e Tonello pronta a rientrare in campo al posto di Tayana Marshall. E time out sul terreno di gioco chiesto da coach Vincent per questo ultimo secondo e uno di terzo quarto di gioco. Sempre Fila in comando col punteggio per 56-52 sul Famila Schio. Ultimo secondo e uno di questo terzo quarto di gioco, Fila San Martino di Lubari 56, Famila Schio 52, e time out chiesto da coach Vincent per impostare quest'ultima azione di gioco di terzo quarto. Vedremo cosa avrà disegnato sulla sua lavagna, tra i blocchi, i cambi, l'uscita di Mashadri che prende il tiro allo scadere, sbaglia il tiro allo scadere del quarto,
rebound, 3 punti. Finisce così allora il terzo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari, che vede il Fila in vantaggio con la San Martino di Lupari e Famila Wuberschio 56-52 dopo 30 minuti di gioco, e quindi tutto da decidere in questo ultimo quarto di gioco, salvo eventuali supplementari, questo derby veneto, derby che parte, quarto quarto che parte con la palla nelle mani del Fila, palla per Tonello, Tonello per Keys, Keys l'uno contro uno sotto le gambe, la palla fuori, 7 secondi da giocare per Tonello, Tonello ancora per Keys che allo scadere di 24 deve forzare, sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo Schio che parte già dall'altra parte con Battisodo in palleggio, il cambio di mano, la penetra scarica con la palla per Quigley, Quigley da 3 punti a realizzare la tripla che porta a meno 1 Schio, 56 Fila, 55 Schio, e partita punto a punto per decidere chi andrà, chi vincerà questa questo primo derby veneto. Prossima settimana ricordo che c'è l'altro derby veneto, quello tra Umanarei e Venezia, e sempre Fila San Martino. Intanto dall'altra parte ribatte il colpo appena subito con la tripla di Quigley, Tonello con un'altra tipa, ancora Quigley in uscita dai blocchi, ancora un'altra tripla a bersaglio per Ellie Quigley, che sta veramente, ha iniziato questo quarto quarto con due triple consecutive che riportano a meno uno il Fila, lo Schio sul 59-58. Palla rimessa laterale per Fila, anche se non sono d'accordo le giocatrici del Famila, l'ultimo tocco è da parte di una giocatrice della formazione ospite. Intanto cambio sul terreno di gioco, rientra in campo col numero 28 Martina Sandri ed esce col numero 14, no, col numero 12 Zenta Melnica, proprio Sandri a prendere il tiro da 3 punti dentro e fuori, però rimbalzo è controllato da parte di Kiss che li dà nelle mani di Tonello, Tonello col palleggio vivo, arriva il blocco di Sandri, Tonello cui è concesso il tiro, lo prende senza paura, sbaglia però anche questo tiro Monica Tonello, e dall'altra parte c'è già il Famila con la palla nelle mani di Quigley, fuori per Crippa, Crippa col palleggio vivo, la palla per Quigley, Quigley l'uno contro uno sulla linea di fondo, penetra e scarica della giocatrice di del Famila che concede la palla a Crippa che sbaglia il tiro, l'ultimo tocco però prima che la palla esca dalle linee di fondo è per le Lupe, aveva indicato l'arbitro pallone per il Famila, poi ha cambiato giustamente la propria decisione perché l'ultimo tocco, se non ho visto male, è stato proprio di Quigley, e ancora altro possesso per il Fila, la palla in punta per Keys, le finte di uscita di Webb che non riceve, riceve Tognalini sul lato opposto, la palla per Sandri, la presa di posizione sotto canestro di Keys che riceve palla, si gira sul perno e subisce fallo, e anche colpo subito sullo sterno da parte di Jasmine Keys, e quarto fallo personale per Martina Crippa che esce e ritorna in campo col numero 7 Martina Fassina, cambio anche per le Lupe, esce Adrian Webb e rientra in campo col numero 15 Tayana Marshall, sempre 59-58 il punteggio e 7-22 per terminare la partita, l'uscita di Marshall, il palleggio, arresto e tiro, l'errore da parte di Tayana Marshall, rientra in contropiede, riparte in contropiede in transizione il Famila con Battisodo, la palla per Lavender che realizza i due punti e il primo vantaggio della partita dopo quasi 33 minuti di gioco per Schio sul 60-59. Tayana Marshall l'uno contro uno
po' forzato, sbaglia il tiro, controlla il rimbalzo però offensivo proprio lei, la palla che gira perimetralmente torna nelle mani di Tonello che prende il tiro dall'angolo da tre punti, sbaglia anche questo, controlla un altro rimbalzo offensivo Marshall che sta facendo un lavoro eccellente sotto le plance. E ancora l'uno contro uno di Marshall, penetra e scarica, ha fatto molto bene per Jasmine Keys che realizza altri due punti. Marshall sicuramente spina nel fianco del Famila, già 21 punti per lei, 17 per una stupenda Adrian Webb e altri 14 per Jasmine Keys con questi ultimi due a bersaglio da sotto canestro sullo scarico appunto di Marshall, tiro da tre punti di Battisodo, lunghissimo, controlla il rimbalzo Marshall che imposta l'azione per questi ultimi 6 minuti di quarto periodo di gioco. Palla per Tognalini, il taglio di Sandri non servito da Tognalini, l'uno contro uno allora di Tognalini che penetra, scarica per Marshall, ancora per Marshall, Marshall il perno, si gira molto bene, viene stoppata col recupero da parte di Schio, è già dall'altra parte Quigley a appoggiare la palla di tabellone, sbaglia il tiro, ancora la palla per Quigley che non ci pensa due volte, prende il palleggio, arresto e tiro da tre punti e realizza la tripla e time out sul terreno di gioco. Fila San Martino di Lupari 61, Famila Schio 63, 5 e 31 per terminare la partita. Torniamo in collegamento, 5:31 per terminare la partita, Fila San Martino 61, Famila Schio 63 che con l'ultima tripla di Ellie Quigley si porta in vantaggio sul punteggio con un possesso. Quigley appena arrivata al Famila è già autrice in questa prestazione da finora 27 punti con 5 triple a bersaglio se non sbaglio finora, tanto Marshall l'uno contro uno fino in fondo, Marshall ad appoggiare di tabellone, sbaglia il tiro sui buoni aiuti difensivi di Schio e tanto Battisodo già dall'altra parte, l'intercetto da parte di Marshall e il fallo forse commesso da Battisodo che non vedono gli arbitri, la palla gira perimetralmente, arriva nelle mani di Lavender che realizza un altro canestro, porta a due possessi di vantaggio la propria formazione, 4:50 per terminare la partita e 61-65 il punteggio a favore appunto della formazione campione d'Italia. Uno contro uno di Sandri, il penetra, scarica l'intercetto da parte di Quigley che si invola in contropiede, decide di giocare col cronometro, arriva il blocco di Lavender, ancora Quigley, la palla per Lavender, altro tiro dalla media distanza, sbagliato questa volta, controlla il rimbalzo Melnica e la palla nelle mani ancora di Marshall, finta di uno contro uno, poi la palla per Tognalini, dentro la palla per Melnica che sbaglia un altro appoggio da 10 centimetri, non è la sua serata finora, ancora Webb a scaricare all'ultimo secondo e a sbagliare lo scarico e palla persa quindi per il Fila, cambi per Famila e anche per San Martino, esce Martina Sandri e rientra in campo Jasmine Keys, dall'altra parte esce Battisodo e rientra in campo Crippa. Alla rimessa dal fondo intanto Fassina appunto per Crippa che è lei a impostare l'azione sulla pressione difensiva da parte di Marshall che le cerca la palla però commette fallo.
Eccessiva pressione questa volta. Secondo fallo personale di Marshall. Di Marshall. E rimessa ancora in attacco per Schio. Palla per Lavender, le uscite dai blocchi di Crippa. Crippa il pick and roll con Lavender, si aspettano le uscite di Quigley che riceve ora. Mentre scarica di Quigley, stoppata molto bene da Tognalini. Questa volta ottima difesa da parte della giocatrice di San Martino. Ancora Marshall dall'altra parte, vuole andare in uno contro uno. Penetra, scarica per Zelta, Melnica che realizza il tiro dalla media distanza. Si sblocca finalmente la lunga di San Martino di Lupari e riporta un possesso di svantaggio la propria formazione sul 65-63 con 3:27 da giocare nell'ultimo quarto di gioco. La ricezione di Fassina per Lavender, l'uno contro uno, lo scarico fuori per Crippa, il pick and roll con Lavender ancora che fa pick and pop e riceve un altro tiro e prende un'altra soluzione dalla media distanza e realizza un altro tiro che riporta a più 4 Schio sul 67-63, 3 minuti esatti ora per terminare la partita. La ricezione di Keys per Webb che si è un po' spenta in questo terzo quarto di gioco. La palla per Tognalini, adesso per Marshall, dentro per Melnica. Cambio per Famila, esce Quigley e rientra Battisodo. Rimessa laterale per il fila, ancora solo 6 secondi per terminare questa azione. Palla per Keys per Tognalini, 2 secondi, dovrà forzare Keys allo scadere dei 24, scusate Webb allo scadere dei 24, scivola anche sul terreno di gioco, non riesce a tirare prima dello scadere dei 24, brutta rimessa e azione offensiva per terminare questi ultimi secondi dell'azione per da parte di San Martino. Intanto la pressione difensiva da parte di San Martino di Lupari sulla rimessa. Battisodo che comunque riceve la palla per la palla buttata via da San Martino che poi recupera palla e per terra Keys che riesce a dare una palla a Manica, si va dall'altra parte con Marshall che si vuole in contropiede, l'uno contro uno di Marshall, forse c'è anche il fallo, realizza però Diana Marshall i punti del meno 2 e il punto numero 22 e 23 della sua partita, 65-67. Il pubblico che sta tifando tutto Lupe per incitare la propria formazione di casa. Crippa riceve da 3 punti, prende un tiro lunghissimo sul secondo ferro, ancora la palla per San Martino, per Battisodo, penetra e scarica per Coso, un secondo allo scadere dei 24, ancora il tiro da 3 di Crippa, la ottima difesa questa volta da parte di San Martino che non permette a Schio di prendere una conclusione facile, quindi rimessa sul recupero di palla per il San Martino con 1:47 per terminare la partita e un solo possesso di svantaggio sul 65-67. Riceve Keys in guardia, non c'è la palla dentro per Menica, la palla torna su per Tiana Marshall, ancora per Tognalini e sui tagli sotto canestro di Webb, il fallo commesso da Crippa, il quinto fallo della sua partita, quindi dovrà uscire Martina Crippa per falli raggiunti e c'è rimessa dal fondo per il fila. 1:33 ancora da giocare, 14 secondi per questa azione per San Martino. Aspettano ancora le uscite dai blocchi per Webb che corre sui due blocchi, non riceve, allora penetra Marshall, prende lo step back e pareggia la partita a quota 67 coi punti numero 24 e 25 della sua partita a 1:17 dal termine della partita. Adesso la pressione a tutto campo di Marshall e il fallo subito da parte di Quigley dall'altra parte sulla pressione difensiva di Webb che cercava di non far ricevere un'ottima Quigley finora. Ancora
la rimessa, il Famila, la palla per Quigley, il raddoppio sotto canestro da parte di Marshall. Marshall che chiude molto bene e poi la palla persa da parte di Quigley e il recupero da parte di San Martino di Luberi a 1 minuto 05 su 67 pari. Tijuana Marshall, mattatrice di questo ultimo quarto e autrice di questo ultimo recupero sul raddoppio difensivo. L'orgoglio dell'americana di San Martino di Luperi, la palla per Kiss, la finta di tiro, la penetrazione di Jasmine Kiss che appoggia la palla al tabellone, sbaglia il tiro questa volta, rimbalzo controllato da Schio con Battisodo a impostare l'azione. 42 secondi, le uscite di Quigley, la finta e il fallo subito da parte di Ellie Quigley e fallo di Marshall. Terzo fallo da parte sua, 36 secondi e 7 ancora da giocare, sempre 67 pari il punteggio. Bellissima partita finora qui a San Martino di Luperi, la rimessa, la ricezione da parte di Lavender, Lavender che dà nelle mani di Quigley, Quigley pressata da Tognalini, Tognalini che le mette pressione sul tiro a tre punti che è cortissimo, 24 secondi e ultimo possesso probabile di questa partita salvo overtime nelle mani del Fila con Marshall con la palla viva, l'uno contro uno di Marshall che va fino in fondo ad appoggiare di tabellone il 69 a 67, e time out sul terreno di gioco per coach Vincent quando mancano 10 secondi per terminare la partita. Ultimi 10 secondi qui a San Martino di Luperi, 69 fila, 67 Schio, dopo la splendida penetrazione per il centro di Tijuana Marshall che porta il vantaggio nelle mani di San Martino di Luperi. Il time out subito per portarsi oltre la metà campo di coach Vincent e la rimessa quindi oltre a metà campo per questa ultima azione per pareggiare la partita, vincere la partita oppure perdere la partita nelle mani del Famila. Comunque San Martino con solo tre falli a suo carico quindi può alzare la pressione difensiva perché anche in caso di fallo in non situazione di tiro ci sarà comunque solo rimessa laterale da parte di Schio. Vediamo alla rimessa Martina Fassina, vediamo cosa ha disegnato coach Vincent. Fassina alla rimessa, la raddoppio su Battisodo, Battisodo che riceve palla però, penetrazione di Battisodo e fallo subito da parte di Battisodo e ritenuto antisportivo da parte degli arbitri, quindi due tiri liberi più rimessa a lato per la formazione di casa, la formazione ospite. Decisione che non mi vede d'accordo. Sicuramente, intanto Battisodo in lunetta sbaglia il primo dei due liberi a disposizione, comunque la palla pesa in questo finale. Battisodo col secondo tiro libero a disposizione, dentro e fuori anche questo, però comunque Schio avrà un'altra occasione perché il possesso le resta in attacco e time out, altro time out sul terreno di gioco.
torniamo in collegamento. 7 secondi e 1 per terminare la partita. Dopo il fallo antisportivo fischiato a Tyana Marshall sul punteggio di 69-67, i due tiri liberi sbagliati da Valeria Battisodo, però c'è un altro possesso in attacco, appunto perché l'antisportivo concede, oltre ai due tiri liberi senza rimbalzo, un successivo possesso in attacco, e quindi altra occasione per Ischio per riportarsi pari sulla partita. La rimessa di nuovo nelle mani di Fassina. Fassina che dà nelle mani di Quigley, che prende il tiro da tre punti. Ha sbagliato il tiro, il rimbalzo controllato da Tognalini. 2 secondi, 1 secondo, finisce la partita e vince San Martino di Lupari 69-67 contro il Famila Schio. Il Famila Schio, partita bellissima qui a San Martino. Famila Schio che perde la sua imbattibilità. San Martino che conferma ancora una volta la